Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi siamo qui riuniti non per celebrare una messa, ma per vedere il nuovo video di RM Airsoft. Allora, qua dietro a noi abbiamo il logo della Psionic, fantastica casa italiana, che praticamente ci ha permesso di produrre questo video. In particolare, oggi vi presento la customizzazione del mio 416, della Specna Arms, su cui verrà montato interamente un gruppo aria FPS. E successivamente la canna Prometheus lappata dalla Psionic con kit plug-in. E spero che il video vi piaccia, buona visione. Come potete vedere qui abbiamo il logo receiver del mio HK416 della Specna Arms. Quello che andremo a fare oggi è montare praticamente su questo 416 alcuni pezzi FPS, tra cui abbiamo suo cilindro zero shock con testa cilindro verde specifica per silenziare praticamente il fucile e avere sicuramente una gittata di migliore precisione e poi andremo a montare praticamente il cilindro di tipo C per canne tra 250 e 300 mm e poi la testa cilindro antivibrazioni che si accoppia benissimo con quest'altra testa. Detto ciò, procediamo con lo smontaggio. Come sappiamo, questo Specna Arms ha delle cose più comode per tutti i meccanici, cioè quello di poter rimuovere la molla con il gearbox già inserito. Andremo infatti a svitare il suo calcio in questo modo e poi successivamente la molla che si trova praticamente in questa posizione. Ed sarà proprio la prima cosa da fare per smontare la replica. Ok, infatti vediamo qui il reggimolla dedicato, cuscinettato tra l'altro, e andiamo a sostituire la molla. In particolare questa molla che con cui ci viene dato di base il fucile è una molla da circa un joule e mezzo, perché è per diciamo la legge europea e non italiana, per cui io vi consiglio di farvelo cronografare sempre una volta comprato uno Specna Arms, perché questo potrebbe uscire over joule. Mettiamo tutto qui e continuiamo il nostro smontaggio. Un'altra cosa molto importante è che il motore del fucile Specna Arms esce già come un iTorque ed è praticamente molto prestante e secondo me anche superiore rispetto a un 18.000 della G&G, almeno per quanto riguarda questa serie, che è quella che praticamente ha già all'interno il sistema Aster della Gate, per cui montiamo già su questo modello un grilletto elettronico. Ok, procediamo, mettiamo i nostri magnifici guanti perché, come sapete, io odio il grasso dei fucili sulle mani e procediamo all'interno di questa customizzazione. Allora, togliamo come sempre con molta delicatezza i pin del motore, estraiamo il motore della Specna Arms che mettiamo qui, togliamo la molla del motore. Ecco qua, andiamo con un cacciavite piuttosto lungo, rimuoviamo le viti che ci tengono serrata la grip del motore, sempre facendo molta attenzione perché i cavi dell'Aster e sia del Titan sono molto duri e facciamo attenzione quando li andiamo a rimuovere senza fare danni, perché comunque poi andarle a sostituire è veramente una rogna. Quindi io vi consiglio di fare sempre molta attenzione. Ok, ci troviamo qui. Andiamo a rimuovere questo pin. Il rilascio del caricatore. Ecco qua. Chiudiamo tutto. Questa era l'ultima vite di questo. Facciamo attenzione a non perdere i pezzi, che è sempre un problema. Ok, poi andiamo a rimuovere questo, che mazza si è tolto praticamente da solo. E con delicatezza andiamo a sfilare il gearbox. Qui vediamo il gruppo praticamente del bolt catch che viene fuori molto facilmente e andiamo a rimuovere il tutto. Ovviamente poi dopo dovremmo stare attenti a rimontarlo in modo adeguato per farlo funzionare. Inoltre stiamo anche attenti a questa mollettina che c'è praticamente qui che ci permette di farlo funzionare, che stava saltando e per fortuna
Me ne sono accorto, eccola qui, questa mollettina qui, vedete qua sotto c'è una piccola molla che tiene tutto il gruppo del bolt catch e quindi evitiamo di perderla, insomma. Ecco qua, spostiamo con molta delicatezza questo e passiamo al nostro gearbox. Ecco, diciamo che questo è un buon gearbox, come vedete, perché queste piccole aperture in questa zona praticamente ci fanno capire che è un gearbox rinforzato e inoltre praticamente che ci aiuta nel diminuire le vibrazioni sulla testa del gearbox. Insieme a questa testa cilindro andremo a diminuire ancora di più le vibrazioni e quindi miglioreremo la durata del nostro gearbox. Perfetto, passiamo allo smontaggio e procediamo. Ok, perfetto, andiamo ad aprirlo con molta delicatezza facendo attenzione al grilletto e soprattutto che non succeda nulla alla nostra Aster, perché ovviamente non vogliamo andare a ricomprare un pezzo già costoso di suo. Ecco, bene, fatto questo, vediamo il gearbox come è fatto al suo interno. Allora, come si può notare, il gearbox è un gearbox di marca Orion, è migliore a mio parere rispetto agli altri gearbox della Specna Arms. E inoltre la cosa bella di questo, diciamo, modello è il gruppo aria. Allora, vi faccio vedere. Abbiamo la sua asta spingipallino molto simile a quella di una SHS con il suo spingipallino con O-ring di tenuta. Poi abbiamo una testa cilindro con doppio O-ring, vedete? Cilindro con fori antivuoto. Poi abbiamo praticamente una sua testa cilindro, vedete, come questa, che ha già un pad di battuta molto ampio e molto spesso, e poi il suo cilindro di alluminio classico. Noi però, ricercando una prestazione sicuramente ancora più superiore e soprattutto legata a una questione di precisione, andremo a montare tutto il kit FPS. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è quella praticamente di controllare lo spessoraggio degli stessi ingranaggi e inoltre andare a togliere il grasso in eccedenza. Dobbiamo essere sempre molto attenti quando facciamo questa determinata operazione, proprio perché in questo momento stiamo montando un Aster, quindi dobbiamo essere molto attenti a non andare a sporcare quelli che possono essere i sensori della nostra Aster, se no praticamente sentirete che c'è un errore e quindi praticamente dovrete rifare tutto da capo. Bene, questo non ci dà fastidio, quindi lo lasciamo qui e noi continuiamo nel nostro, diciamo, nel costruire questo fucile. Ah, per prima cosa andiamo a montare quelli che sono il gruppo aria, vedete, così, in questo modo, testa del cilindro sul cilindro, verifichiamo che ci sia scorrevolezza e quindi compatibilità tra il, vedete, così, perfetto, questo modo è perfetto, quindi non abbiamo problemi con questo determinato tipo di spingipallino, possiamo mantenere il suo qui, poi andiamo a fare le cose in ordine. Prima cosa, andiamo a pulire e ringrassare gli ingranaggi con un grasso di migliore qualità, cioè quello FPS, senza dover esagerare però, ovviamente, non è che dobbiamo usare un quantitativo di grasso inimmaginabile. Io solitamente metto il grasso all'interno delle sue boccole cuscinettate e leggermente intorno agli ingranaggi, senza eccedere in grasso. Ecco, l'importante è questo, cioè non dovete pensare che più grasso c'è e meglio è, perché altrimenti rischieremo di fare un casino, insomma. E l'importante è proprio quello di mantenere gli ingranaggi leggermente ingrassati, ma non troppo, perché questo sicuramente non vi aiuta nella scorrevolezza, anzi sarà un impedimento per la scorrevolezza dei vostri ingranaggi del gearbox. Vedete, così scorrono proprio perfettamente, non abbiamo nessun tipo di problema. Tra l'altro vedo qui un errore, ovvero il delayer è montato al contrario, quindi andremo a metterlo nella posizione giusta e a controllare che praticamente questo si muova adeguatamente quando c'è il rilascio di tutto il gruppo aria. Bene, andiamo a pulire l'ingranaggio in modo tale che non si vada a sporcare con l'aster, in questo modo. Ecco, rimettiamo i suoi spessori. Ok, perfetto. Andiamo a montare momentaneamente tutto il gruppo aria e andiamo ad ingrassare sempre con grassi FPS gli O-ring. Mi sono perso, eccola.
quindi in questo modo, così ingrassiamo bene la ring e lo montiamo, ok, qua, perfetto, anche la battuta, ok, poi mettiamo un filo qui sulla testa del pistone in modo tale che gli permette una scorrevolezza, non troppo, ma il grasso mai troppo, quando è troppo è sempre, come si dice, il troppo stroppia, quindi quando è troppo non va bene. Andiamo a montare questa, così facciamo la prova di rilascio e anche la regolazione dell'angolo d'aggancio, vediamo se l'angolo d'aggancio è perfetto. Ah, inoltre, come vedete, l'o-ring di questa testa pistone non è il classico o-ring in nero della FPS, ma è l'o-ring in Vuitton, e questo praticamente è molto buono perché ha una maggiore qualità rispetto alla costanza di tiro del vostro fucile, sarà molto più costante e notevolmente migliore. Allora andiamo a posizionare sopra questo, a inserirlo in modo adeguato, ok, ok, dovrebbe essere tutto perfetto, andiamo a fare la prova. Guarda che dovete fare questo, dovete muovere questo, vedere che praticamente il cilindro parta in questo modo, questo arriva fino a battuta finale, vedete, questo arriva su, questo si sgancia, inizia a sganciarsi, e quando il cilindro arriva al suo margine, praticamente questa torna in posizione e rilascia il colpo, pam, in questo modo, quindi perfetto. Ricontrolliamo l'angolo d'aggancio perché sinceramente non ho controllato, però l'angolo d'aggancio, come vedete qui, è perfetto e quindi possiamo procedere nel rimontare il fucile. E questo, diciamo, è un cambio molto rapido di quello che è il gruppo aria, veramente semplice. Questa determinata operazione la potete fare tutti, ecco, c'è bisogno soltanto di un minimo di attenzione nel rimontarlo in modo adeguato, fare il check dell'angolo d'aggancio, queste cose qua, ma fondamentalmente è molto semplice. Andiamo a oliare leggermente le zone di battuta del gruppo, ok, posizioniamo questo, ecco qua, montato, gira tutto perfettamente, lo lasciamo in questo modo. Ok, non ti muovere, tu sta buono. Poi ho notato tra l'altro che questo spuntone qui dà fastidio al cavo e quindi noi lo andremo a limare. Ecco fatto, li abbiamo limati. Adesso andiamo a eliminare la polvere che va solo a dare fastidio. Andiamo a eliminarla in modo più adeguato possibile. Se ce l'abbiamo prendiamo un pennellino, ci aiutiamo con le pinzette per andare nei punti dove questa si va, si è andata a concentrare. Togliamo qui questo pochino di grasso che non ci serve, perfetto. L'ultima cosa che dobbiamo fare è lubrificare con un po' di grasso, io utilizzo quello della Jogger precisamente, che è un grasso di sblocco, sulle guide del pistone, in modo tale che questo, molto poco, non ne serve tanto perché questo è veramente buono come grasso, in modo tale praticamente di andare a migliorare la scorrevolezza. Fatto questo, andiamo a montare la molla dell'asta spingipallino e richiudiamo il tutto, visto che è una replica molto comoda da customizzare. Ecco qua, asta spingipallino in posizione, andiamo a richiudere il tutto senza problemi, ecco qui, in questo modo. Ah, aspettate, lo squirtino, un po' di grasso sulle punte, così, ok, e andiamo a richiudere il tutto. Diciamo che questa è un'operazione che sempre ci può dare un po' di problemi perché non entrano subito gli ingranaggi, ma noi ci aiutiamo con il cacciavite, verifichiamo tutto, ok, ci si è fatta, perfetto. Adesso vediamo se va tutto bene, ok, una volta chiuso, quindi questo scorre, vediamo se il pistone scorre. Perfetto, il pistone scorre senza problemi. Ok, perfetto. Il pistone scorre. Andiamo a finire la chiusura e rifare lo stesso controllo. Ok, siamo riusciti in questa impresa titanica, siamo riusciti a montare il fucile. Abbiamo messo un pistone però della Big Dragon, alleggerito, perché le guide praticamente del nostro pistone FPS erano troppo strette per questo determinato fucile. Andiamo a chiudere e facciamo la prova di tiro.
andiamo adesso a montare quella che è la canna della Prometheus lavorata da Psionic. Allora, qui vediamo il nostro kit op-up, praticamente la top-up della Specna Arms, dove vedremo praticamente il pressore, eccolo qui, tipo S della Psionic. Come vedete sul braccetto andremo a controllare che il pressore combaci in modo adeguato. Come ci è stato detto praticamente dal tecnico della Psionic, i nuovi pressori della Psionic non devono essere incollati al braccetto come si faceva precedentemente, ma invece praticamente sono fatti apposta in modo tale che possano muovere e roteare intorno all'insenatura del braccetto. Perciò quello che andremo a fare è soltanto applicarlo sopra. Quindi cosa facciamo? Andiamo a posizionare il nostro gommino sopra la canna, in questo modo facendo sì che combaci esattamente. Ci sono due tipologie di gommino al suo interno. Una, diciamo, più morbida e un'altra con una l'aletta più lunga e una più corta e un'altra praticamente di diverse morbidità. Dovete andare a trovare quella che praticamente si adatta più facilmente al vostro kit op-up. Per esempio, come vedete, questa è quella che rispetto alle altre, infatti vi faccio vedere le altre, va a combaciare nel modo più adeguato. Infatti questa è quella un pochino più larga e infatti ho difficoltà nell'inserimento. Questa non va bene, quindi andrò a cambiare e a mettere quella più morbida in questo modo, e praticamente più stretta inoltre, e l'andrò a inserire. Vedete che si è inserita con molta facilità. Seconda cosa, vado a bloccare la canna nel posto, diciamo, dove deve risiedere con il blocco proprio della canna specifico, cercando praticamente di non andare a storcerla. Vado a inoltre vedere che l'insenatura sia adeguatamente sottile e si va a reinserire in questo modo, così andiamo a inserirla e perfetto, combacia perfettamente. Vediamo che la canna non rotei e andiamo a posizionare questo piccolo tondino di ottone che va intorno alla canna in modo tale che praticamente questa rimanga in asse. Successivamente ci troviamo nella parte alta dell'op-up. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a posizionare, aiutandoci con delle pinze, in questo caso le mie pinze a becco fino, vado a posizionare questo pressore dell'op-up sopra la camera op-up molto delicatamente, in questo modo, esatto. Fatto questo, prendo il braccetto e lo posiziono sopra, in questo modo. Poi successivamente vado a reinserire il perno di blocco che blocca praticamente il braccetto in modo tale che questo rimane fermo, ovviamente facendo attenzione a non perdere nulla del kit, in questo modo, e lo vado a chiudere. Verifichiamo che questo praticamente faccia pressione guardando all'interno della finestra, in questo modo, e questo fa pressione, e successivamente andiamo a inserire la rotella. Fatto questo, una volta inserita la rotella, ecco fatto, mettiamo il blocco, così, e poi successivamente la mollettina della canna. Fatto questo, abbiamo finito di montare il nostro kit Psionic. Passiamo praticamente all'inserimento del fucile. Ecco fatto, prendiamo il nostro fucile in questo modo, così, e andiamo a inserire la canna al suo interno, come abbiamo sempre fatto. Attenzione che questo combaci tutto, ok, perfetto, è al suo interno, fa questo giochino qui che è tipico della molla, andiamo a chiuderlo. Ricordiamoci di far combaciare tutto, ecco, combaciato tutto, chiudiamo, inseriamo il perno da questo lato, andiamo a inserire, diamo una botta affinché questo si chiuda, a posto, e successivamente andiamo a vitare la vite dall'altro lato, eccola qui, ok, abbiamo fissato il tutto. Adesso proveremo il nostro fucile con pallini con una granatura di 0,28 e una batteria 11,1. Andiamo adesso a fare la prova a cronografo. La batteria da noi utilizzata è una 11,1 per 25 1003 mAh. Andiamo a vedere come spara. Facciamo esattamente la prova a cronografo e poi la velocità di raffica. Ok, ecco qui, vedete il nostro cronografo della Swiss Arms. Proviamo al primo colpo.
diciamo che il fucile è un po' over, ma verrà cambiata la molla subito su questa prova. Proviamo la raffica. Che è pari a circa 20 pallini al secondo.